e sono nascere e crescere al suo interno personaggi straordinari che hanno lasciato segni eterni nella nostra storia. Leonardo nacque a Vinci nel 1452. La precocità artistica e l'acuta intelligenza del giovane Leonardo spinsero il padre a mandarlo a Firenze nella bottega di Andrea del Verrocchio. La leggenda vuole che quando Verrocchio si accorse che Leonardo era diventato più bravo di lui, lasciò per sempre la pittura. Varie commissioni gli fece poi occuparsi non solo di pittura, ma anche di scultura, creazione di armi, edifici ed ingegneria. Leonardo si interessò a così tante materie scientifiche ed artistiche che spesso non riuscì a portare a termine i suoi progetti. I suoi lavori coprono 4 discipline: la pittura, l'architettura, la meccanica e l'anatomia. Leonardo morì in Francia il 2 maggio 1519.